Le condizioni sono quelle che sono anche legate alla tipologia di viaggio che fanno. Generalmente se arrivano direttamente dalla Tunisia portano con sé le problematiche che hanno alla partenza, in genere segni di violenza legate alla permanenza in certi campi di raccolta, così come possono avere invece le problematiche alle complicanze della traversata, quale può essere un naufragio o un peregrinare per il Mediterraneo privi di una rotta sicura e quindi trovarsi in condizioni di disidratazione, ipotermia, malnutrizione. In genere sono queste le problematiche a cui diciamo, dobbiamo fare fronte, oltre la fascia di pazienti vulnerabili, che sono le pazienti in stato di gravidanza e spesso in gravidanza avanzata, le cui fatiche del viaggio le mettono notevolmente a rischio. Oramai questo è un dato consolidato, prima speravamo fosse semplicemente un fatto occasionale, invece di ora in ora il numero delle donne in gravidanza va aumentando. E per fortuna, ecco, grazie alla lungimiranza sia della prefettura che della direzione generale dell'ASP, si è potuto istituire presso il poliambulatorio un servizio di ginecologia 24 ore su 24 che dà il massimo dell'assistenza e della copertura sanitaria a queste pazienti. Tutte queste, diciamo, condizioni cliniche, che noi, riscontriamo vengono da noi valutate e comunque nessun migrante viene trasferito poi ai centri di accoglienza se prima le condizioni cliniche non sono tali da poterne permettere il trasferimento. Quindi ci facciamo carico noi dell'assistenza sanitaria e delle cure di questi migranti.